Ascoltami, Davis, è cosa da quando hai iniziato a comunicare? Che risultati hai ottenuto? Guarda, Da quando hai iniziato a comunicare online? all'inizio non capivo perché comunque sono arrivato a farlo perché ho frequentato dei corsi che mi hanno insegnato a, diciamo, mi hanno spiegato, hanno aperto un po' la mia mente, mi hanno detto sì, va bene fare il tecnico, però condividere le informazioni, non tenerle tutte per te. E sì, io ho iniziato a scrivere i miei articoli e a girare i primi video, però non riuscivo, non bastava quello, bisognava scriverli in un determinato modo, soprattutto renderli comprensibili, e anche i video comunque dovevano dare alcune informazioni. E mi rendo conto che a distanza di tempo, festeggiavo pochi giorni fa i 2 anni da quando ho iniziato a scrivere con WordPress, che è una cosa accessibilissima, la possono fare tutti, e l'evoluzione della scrittura e della lettura è cambiata moltissimo. Però con l'andare del tempo, adesso che ho un po' di storia, che comunque Soluzioni Solari ha 1 anno, ci sono poco più di 30 articoli nel blog, nel video, ci sono una settantina di video e ne ho tantissimi pronti lì per essere, come si dice, condivisi col pubblico, ti aiuta perché? Perché no, non sono io ad andare dalle persone a spiegare o a raccontare le cose. Ma sono le persone che mi cercano perché sanno che la soluzione a quel problema gliel'ho già data, l'hanno già letta. Probabilmente ne vogliono andare ancora più a fondo e quindi hanno il piacere di vedermi lì. E poi, ovviamente, risolvendogli un problema, è molto probabile che io faccia anche dei lavori per loro o il lavoro stesso è risolvere un problema. Quindi è un approccio completamente inverso. Non voglio essere io ad andare a caccia di clienti, ma semplicemente sto facendo un percorso che mi permette di divulgare il più possibile informazioni, che comunque mi fa piacere che arrivino a tutti, anche a quelli che un domani decideranno di affidarmi il futuro della loro abitazione per portarla dal nulla al vivere senza bollette. Perfetto, ti ringrazio Davis, è stato molto utile sentire come utilizzi la tua comunicazione per attirare a te i tuoi clienti e uscire da quello che facevi prima. Tu attiri i clienti con i contenuti sul web e loro saranno disposti a fidarti i lavori, magari spendendo anche un pochino di più. Vero, Sì, alla immagino sia fine così. poi si instaura quel rapporto di fiducia che ovviamente per me è un impegno grandissimo, motivo per il quale non mi prendo su tante lavorazioni, ma ho dato un numero. Ogni anno, in realtà io ogni anno ricevo, soprattutto in questi ultimi periodi, tantissime richieste di aiuto, mi segui la casa, mi segui l'impianto fotovoltaico, eccetera, eccetera. Ma ne prendo in carico 40, il massimo è 40 in un anno, perché non riesco a seguirne di più e comunque non sono da solo, grazie a Dio ho un team fantastico dietro e dovrò ringraziarli da qui in avanti, ma quelle sono le abitazioni che prendo perché non è sì, arriviamo la firma di un contratto, saluti e baci, cioè come tipicamente le aziende commerciali nel fotovoltaico oggi vorrebbero anche venderti la batteria. Ma realizzare un'abitazione è un percorso e soprattutto realizzarla e portarla al vivere senza bollette è un qualcosa che inizia oggi e si potrà realizzare nei prossimi 2, 3, massimo 4 anni, ma comunque un percorso che si decide di fare assieme. Ecco perché non ne seguo tanti, della serie pochi, ma seguiti bene. Davis, dove ti possono trovare quelli che guarderanno il video? Guarda www.soluzionisolari.it oppure www.formicafurba.com. Lì trovano tutti i nostri Perfetto. articoli, tutte le nostre informazioni. È molto importante anche www.azzeralebollette.com perché è il sito originario che poi ha dato alla luce Formica Furba. Ma comunque lì abbiamo condiviso e continueremo a condividere nei mesi futuri tutti gli aggiornamenti del nostro settore. Perfetto, io aggiungo che su soluzionisolari.it o .com hai detto. Punto IT. Quindi su soluzionisolari.it c'è anche un, la
una chat che ci permette di chattare direttamente con te. Sì. Ti ringrazio, è stata una bella intervista. Grazie mille, David. Giancarlo, io ringrazio te per l'occasione e ti auguro un buon lavoro e soprattutto ti auguro di portare a tutti i tuoi futuri clienti e alle persone che si decideranno di chiederti un aiuto, di portarli in alto nel web per migliorare il loro stile di vita, la loro azienda e far felici tutti i loro clienti. Grazie Davis, a presto. Ciao Ciao. Giancarlo, prestissimo.